Ben ritrovati amici tifosi dalla vostra Patrizia Gallina in Genoa e San Piccolo Re del Calcio. Oggi è ritornato c'è di nuovo con noi Vittorio Pescetto. Buongiorno Vittorio. Buongiorno a voi. Come finirà? Riuscirà la Sampdoria a qualificarsi in Europa League? Ma prima di, diciamo, di iniziare, partiamo subito con la sigla. Vittorio, questo è un argomento che a te piace tantissimo parlare della Sampdoria, no? Secondo te la Samp riuscirà a qualificarsi in Europa League? Secondo me sarà molto difficile perché le squadre che la precedono vanno molto forte, sia l'Atalanta, sia il Milan, sia la Fiorentina, per cui la vedo molto difficile. Certo, perché la vedi troppo difficile? Perché l'Atalanta non perde un colpo, il Milan nemmeno. E poi la Sampdoria domenica c'è una partita molto difficile. Sì, è vero, con chi gioca? Con Sassuolo. Secondo te perché è difficile? Sassuolo è una squadra molto forte, Vittorio? Non è che sia molto forte, ma deve lottare per salvarsi. Le squadre che lottano per salvarsi ce la mettono tutta. È vero, è vero. Per quanto riguarda il calciomercato, ci sono quattro società che sono molto interessate al gioiellino della Sampdoria. Chi è Vittorio? È appunto Pratt, che sia Napoli, Inter, mi pare anche Juventus, se non mi sbaglio, e la Roma sono interessate. Secondo te Pratt sarà il nuovo acquisto di queste quattro società o rimarrà per quanto riguarda quindi la Samp? No, secondo me Pratt andrà via dalla Sampdoria. Perché secondo te, Vittorio, dacci una tua... Perché il primo anno ha avuto difficoltà a inserirsi sia per lo schema tattico. Invece quest'anno ha capito molto di più gli schemi di Giampaolo e si è trovato molto bene e quindi lo vedo in partenza, via. Probabilmente andrà alla Juventus. Dice che andrà nella Juventus? Sì, sì, sì. Perché all'Inter invece non ti sembra che potrebbe essere anche un nuovo acquisto per l'Inter? No, l'Inter non la vedo tanto. Come mai non lo vedi tanto nell'Inter? Allora, io ti faccio delle domande, Vittor. Secondo te, allora, vediamo un attimo per quanto riguarda queste quattro società. Napoli, Inter, abbiamo detto Roma e Milan. Allora, per quanto riguarda, c'è una motivazione. Perché nell'Inter non la vedi Bright come giocatore? Perché l'Inter penso che in quel ruolo lì sia già a posto. Come ruolo appunto di linea. Sul Napoli invece? Sul Napoli... No, non conosco tanti giocatori. Io lo vedo sicuramente alla Juventus. La Juventus, perché per la Juventus? Manca qualche. La Juventus giocatore. Perché c'è qualche vecchietto che deve smettere. Mentre per quanto riguarda nel calciomercato, non so se hai sentito dire su Tonali. Sandro Tonali, classe 2000, giocatore del Brescia, potrebbe essere l'acquisto per quanto riguarda quindi sia della Samp che probabilmente dell'Inter. Secondo te Tonali dove andrà a finire? All'Inter o alla Sampdoria? Ti ricordi questo giocatore classe 2000, giovanissimo, ricordiamo appunto che ha segnato il suo primo gol in Serie B Tonali, quindi secondo te lo vedresti più meglio per quanto riguarda quindi all'Inter oppure per quanto riguarda quindi alla Samp? No, io lo vedrei meglio alla Sampdoria perché essendo molto giovane la Sampdoria farebbe molto meglio. Perché è molto giovane, per questo. Sull'Inter invece forse è già tutto a completo, perché secondo te all'Inter non lo potresti vedere questo giocatore? Perché l'Inter, perché ci vuole pazienza con quei giocatori lì, bisogna
che prima si è dati un po' al gioco e nell'Inter vogliono vederlo subito giocare forte, via. La partita che si è giocata questo weekend, Sampdoria-Cagliari, per quanto riguarda, ha finito col 4-1. Come secondo te, dacci una tua opinione, Vittorio, prima di concludere la puntata, come mai secondo te la Samp ha battuto vittoriosamente il Cagliari? Ha battuto il Cagliari perché il Cagliari ha avuto un atteggiamento da squadra che sembrava che quasi quasi non si dovesse salvare. Ha giocato molto male, era molto messo male in campo, per cui poi ho visto la Sampdoria subito grintosa, che l'ha messa subito alle corde, e il Cagliari non ha avuto nessuna chance. Certo. Bene, amici tifosi, questo è quanto tutto, ma Vittorio, prima di concludere la puntata, partiamo con i pronostici. Allora, Genoa-Fiorentina e Sassuolo-Sampdoria. Come finirà? Dacci un tuo punteggio. Allora, Allora, Genoa-Fiorentina la vedo da tripla. quindi abbiamo detto, come prima nella scorsa puntata, abbiamo detto quando finirà, hai detto Vittorio 1-0, 1-0. 1-0. Mentre Sassuolo e Sampdoria, che non giocherà appunto in casa, ma giocheranno col Sassuolo, come la vedi? La partita che si giocherà alle 18 domenica. Sassuolo-Sampdoria la vedo una partita che la Sampdoria potrebbe vincere se sa impegnarsi, potrebbe vincere e così terminare questo trend negativo che ha in trasferta. Con un punteggio di, allora, 1-0 Genoa e Fiorentina, e Sampdoria e Sassuolo-Sampdoria Sassuolo-Sampdoria. lo vedo più 2-1 per la Sampdoria. Bene, un bel punteggio abbastanza positivo. Bene, amici tifosi, questo è quanto tutto. Salutiamo Vittorio Pescetto di essere stato qui con noi in Genoa e Sampi con Rede Calcio. Grazie Vittorio. Grazie a voi. E appuntamento alla prossima settimana dalla vostra Patrizia Gallina. Vi rinnovo l'appuntamento per quanto riguarda di iscriversi alla nostra pagina fanpage di Facebook Genoa e Sampi con Rede Calcio. E appuntamento quindi alla prossima settimana dalla vostra Patrizia Gallina. Ciao, a presto! Arrivederci a tutti.